Tifosi nerazzurri, un saluto e ben ritrovati da Umberto Cabella, dallo stadio Ennio Tardini di Parma, per il primo appuntamento ufficiale di questo 2023 per le ragazze di Rita Guarino. Parma-Inter, terza giornata del girone di Coppa Italia. Inter che vuole staccare il pass per i quarti, davanti avrà un Parma che ha a disposizione solo la vittoria per riuscire a passare il turno. L'Inter deve uscire di qui con un risultato positivo, che sia una vittoria o un pareggio, anche per andare avanti in una competizione importante alla quale la società, le ragazze, la guida tecnica tengono sicuramente tantissimo. E allora subito uno sguardo alle formazioni. Iniziamo con l'Inter che schiera in porta Francesca Durante, pacchetto difensivo a 4 con Anja Sonsevol, Stefani Van der Klacht, Lisa Borghetti, Beatrice Merlo. Centrocampo lo disegniamo a 3 con Flaminia Simonetti in mezzo, ai suoi lati Mana Miyashi e Rene Santi, là davanti il tridente formato da Marta Pandini, Elisa Polli e Tabita Shawinga. Questo l'11 scelto da Rita Guarino, un 4-3-3 sicuramente molto elastico. Ballerà tanto la posizione di Marta Pandini, sia in fase di possesso sia in fase di ripiego. Vediamo anche le scelte di mister Domenico Panico, con alcune novità di formazione, soprattutto rispetto all'organico che è aumentato in questa finestra di mercato, con arrivi importanti. In porta Gloria Ciccioli, pacchetto difensivo a 4 con Santoro, Erum, Cox e Maia, il centrocampo con Cambiaghi, Farelli, Bardini e poi Banusic a supporto di Martinovic e Nicola Arcangeli, recentemente arrivata il 3 gennaio dalla Juventus in prestito. Sicuramente un colpo importante per il Parma, che vuole fare bene in questa seconda parte di stagione. Ricordiamolo, Parma che occupa l'ultimo posto in Serie A, ma ha dato del filo da torcere anche e soprattutto alle grandi squadre. Noi lo sappiamo molto bene con l'ultimo match proprio qui a Parma contro l'Inter, un 2-2 grazie alla doppietta di Tabita Shawinga, con un Parma che ha fatto vedere ottime cose. Squadre in campo, le vediamo entrare in questo momento. Diamo anche conto della terna arbitrale, che vede come arbitro il signor Andrea Migliorini della sezione di Verona, coadiuvato da Filippo Pignatelli di Viareggio e Roberto Palermo della sezione di Pisa. C'è un'assenza importante in casa Inter, come abbiamo visto manca Ajara, che ha le prese con una sindrome influenzale. Ovviamente la speranza di vederla in campo quanto prima. Un occhio anche alla panchina, con l'Inter che ha Alessia Piazza, Guti Accar, Giuniglio, Marinelli, Martina Bruzia, Tatiana Bonetti, Chiara Robustrini, Beatrix Fordos, Erietta Cisar e Anna Bjork, Christian Sdottir dall'altra parte, Cappelletti, Gaspar, Williams, Nicolini, Vojtuka Itite, Tinti, Arrigoni, Verrino e Bercic. Il girone D, lo ricordiamo, è formato da Inter, Parma e Cesena. L'Inter è riuscita, con ovviamente merito, a esordire con una bella vittoria contro il Cesena in questa Coppa Italia, con un rotondo 5-0. Parma che ha pareggiato col Cesena, quindi ci sono Parma e Cesena a quota 1 punto e Inter a quota 3. Il Cesena oggi riposa, quindi si decide tutto in questo match. Come dicevamo in apertura, al Parma serve assolutamente la vittoria, all'Inter basta un pareggio, ma sappiamo, conoscendo Rita Guarino, che l'Inter giocherà assolutamente per vincere, anche per affacciarsi al meglio in questo inizio di stagione, che vedrà poi l'Inter andare in campionato contro la Sampdoria. Ora un minuto di raccoglimento per la recente scomparsa di Gianluca Vialli.
E questo è il bel ricordo di un grandissimo campione, un grande uomo come Gianluca Vialli, capo delegazione, ricordiamolo, della nazionale campione d'Europa nel 2021, oltre a una grandissima carriera da calciatore. Tutto pronto, primo pallone per l'Inter con Elisa Polli prontissima, con la squadra che attaccherà da destra a sinistra rispetto alla nostra postazione. Ci aspettiamo un Inter subito propositiva per incanalare nei binari giusti una partita che deve dare tante risposte in casa nerazzurra. L'Inter è reduce dalla trasferta vittoriosa a Pomigliano nell'ultimo match del 2022 e serve aprire bene questo nuovo anno. Fischietto in bocca per Migliorini di Verona, tutto pronto, ultimi dettagli e si parte. È partita Parma-Inter con l'Inter in possesso, Stefanie van der Gracht, lei che è andata a segno sia all'andata sia al ritorno nel match, nei due match di campionato, e chissà che possa trovare la gioia del gol anche in questa partita. È cambiato tantissimo il Parma rispetto alla squadra che avevamo incontrato a inizio stagione, sicuramente più consapevole. Allora Cambiaghi, palla larga su Banusic, il cross in mezzo di Banusic, subito un calcio d'angolo in favore del Parma. Lo dicevamo, Parma totalmente diverso rispetto all'inizio stagione, che ci prova subito con questo cross in mezzo, lontana Manamiashi, si avventa sul pallone Pandini, il tocco errato favorisce Bardina, ancora Parma in possesso con Arcangeli, si lotta in mezzo al campo insieme a René Santi. Parma che riparte da dietro, Ciccioli tiene palla all'estremo difensore di casa. Inter che prova il pressing e lo fa bene con Miyashi, la palla per Simonetti, ha tentato il tocco su Shawinga, non era una brutta idea, palla che non riesce ad arrivare a destinazione. Riparte il Parma con Santoro, uno contro uno su Alborghetti, ancora Santoro converge, la palla lunga a cercare l'intervento di Banusic, ancora Santoro. Parma che si fa vedere all'avanti ed è iniziata esattamente come la recente sfida di campionato, con il Parma un pochino più propositivo nei primi minuti. Servirà una partita attenta da parte delle nerazzurre, sono tanti pericoli con Arcangeli, Martinovic, Banusic, la stessa Cambiaghi. Squadra molto offensiva quella proposta da Domenico Panico. Giustamente servono i tre punti per accedere ai quarti per i ducali. Per l'Inter, dicevamo prima, sufficiente il pareggio. Shawinga, buono il lavoro in fase di ripiego. La vita ha avuto un impatto molto importante con la realtà italiana. Ti ha parlato benissimo di Shawinga anche Domenico Panico in conferenza stampa, ha detto una calciatrice che spacca le partite. Alla battuta Alborghetti, si fa vedere Simonetti, tanto spazio per Santi. Alborghetti aspetta e va da Van der Gracht, non accenna il pressing il Parma, e allora Alborghetti si prende un po' di campo, si stacca Polli, tiene palla Alborghetti, ora Simonetti, l'1-2 con Shawinga nello spazio, bene per Merlo, il cross in mezzo, cioè ben posizionata Santoro. Cambiaghi, tocco dietro su Farrelli, Cox, Farrelli, si distende bene il Parma in questa uscita, attenzione, tanto spazio per Cambiaghi, si accentra, porta palla al numero 36 del Parma, ancora Cambiaghi, il tocco di Santi, allarga la palla
e poi sarà un grande intervento di Sonstevold su Arcangeli. Tanto spazio lasciato a Cambiaghi, balla un po' la posizione della numero 86 di casa, serve riuscire a prendere le misure in questi primi minuti. Maia, la palla ancora a cercare Cambiaghi, cercatissima ovviamente dalle proprie compagne. Lei elemento di talento, ma così come Martinovic, Arcangeli, Banusic, tanta qualità in campo per il Parma. L'Inter ha soluzioni sia in campo sia in panchina per dare eventualmente la scossa. Comunque sono passati solo 5 minuti, per il momento nessuna emozione, solo tanto studio sia da una parte sia dall'altra. L'anno scorso pronti via dopo aver guadagnato l'accesso ai quarti di Coppa Italia, l'Inter pescò la Juventus, furono due ottime partite per la squadra di Vita Guarino, in particolare ricordiamo il match di andata con l'Inter per tanto tempo in vantaggio per 1-0 sulla Juventus e poi subì gol del pareggio solo allo scadere, praticamente da calcio d'angolo, addirittura da un calcio d'angolo velenoso di Boattin. Vuole sfruttare questa occasione il Parma con questo calcio da fermo dalla tre quarti, la palla dentro, il colpo di testa allontanare di Van der Gracht e arriva il secondo calcio d'angolo in favore del Parma. Andrà a battere Maria Banusic, solito castello difensivo per l'Inter che marca zona, parte la palla di Banusic, allontana coi pugni Van der Gracht, perfeziona Santi, prova a metterla giù, lo fa bene Flaminia Simonetti, solita classe cristallina per Flaminia, messo giù un pallone difficile facendolo sembrare facile, una situazione complessa, tanta qualità per Flaminia, lo fa vedere spesso e volentieri. Qui sbaglia il rinvio Ciccioli, allora l'Inter può alzare il baricentro, sul pallone Sonstevold si muove Miyashi, la palla per la giapponese, si prova a girare Mana, la messa giù, l'arbitro molto vicino sanziona questo intervento di Bardin. Allora vanno sfruttate queste occasioni, ricordiamo che nel primo incrocio di questa stagione contro il Parma la partita si sbloccò proprio grazie a un calcio da fermo con Gutiérrez Cargioni che trovò bene la testa di Stefani Van der Gracht e allora salgono appunto Stefani, Alborghetti, Polli, dentro Miyashi, Santi, sul pallone Marta Pandini, al suo fianco vediamo pronta coi piedi sulla linea Tabitha Shawin che sembra pronta a partire, vediamo, parte il pallone di Pandini morbido a cercare la testa di Van der Gracht e poi non riesce il tappin vincente a Santi per l'ottima posizione della difesa del Parma. Arriva il primo calcio d'angolo in favore dell'Inter. Marcature molto strette per il Parma, chiama schema, Pandini batte corto dietro per Simonetti che porta palla, palla centrale su Santi, lo scambio intelligente ancora con Flaminia, un altro calcio d'angolo in favore dell'Inter dopo il tocco di Martinovic.
passa il braccio, Pandini parte la traiettoria dentro, il colpo di testa ancora una volta di Van der Gracht, palla fuori. Sceglie sempre molto bene i tempi di inserimento Stephanie Van der Gracht, già 3 gol in questa stagione. Pressa l'Inter su Bardin, ora Ciccioli si allarga a Cox, Ciccioli va al rinvio a cercare Farrelli che perde palla, c'è Pogli, ha provato il tiro in porta, smorzata la conclusione di Elisa, arriva comoda tra le braccia di Ciccioli. E questo può essere uno spunto interessante, il pressing in fase di costruzione del Parma messo in atto dall'Inter. L'Inter ha un tridente pesante con Pogli che fa da punto di riferimento e Tabita, i Pandini che girano larghe come in questo caso. Il tocco è per Merlo, converge verso il centro, le cross in mezzo per Pogli, palla centrale, buona questa azione dell'Inter. Inizia a alzare un po' il ritmo la squadra di Rita Guarino. Shawinga, Miyashi nello spazio per Santi, capisce tutto però Erum. Gioco di gamba intelligente di Arcangeli che elude bene il pressing di Sonstevold, ma c'è Santi che fa subito ripetere l'azione. Sonstevold, ancora Irene, Simonetti, si va dalla parte opposta, Miyashi, Alborghetti si allarga, Beatrice Merlo, detta il passaggio Shawinga, ancora Alborghetti, ora Tabita, si gira, prova a prendersi il fondo, resiste all'attacco, ancora Shawinga, messa giù, l'arbitro dice di no, molto vicino, sembrava in ritardo Santoro, ma siamo già dalla parte opposta con Sostevod, il cross in mezzo a cercare Pogli, allontana Maia, perfeziona Farrelli dove c'è Miyashi, Simonetti, palla dentro per Pogli, esce Cioli, un po' al limite forse l'intervento di prima su Shawinga, sembrava aver saltato netta Santoro, bah. Arbitro con ampi gesti dice di no. Sonstevold, il pallone per Pandini. Simonetti ha provato il corridoio su Sonstevold, capisce tutto però Bardin, qui con le maniere forti Van der Gracht su Arcangeli, e altro elemento di talento Nicola Arcangeli, arrivata dalla Juventus, classe 2003, giovanissima, in prestito dalla squadra bianconera anche per dare una mano a Panico riuscire a iniziare a scalare un po' la classifica. Parma che, come dicevamo, è ultimo in classifica, ma sta facendo vedere cose ottime nell'ultimo periodo. Sicuramente, per quanto abbiamo visto, in particolare nell'ultimo incrocio, non merita l'ultima posizione. È un campionato molto competitivo, questo è giusto sottolinearlo. Nessuna partita è scontata. Si gira bene Tabita nello spazio, nello stretto, poi viene fischiato una carica appunto su Shawinga, lei devastante nello stretto ma soprattutto in campo aperto. Ah!
Passato il primo quarto d'ora, sempre 0-0, una occasione per l'Inter con il colpo di testa al decimo di Polli. Inter che inizia a prendere le misure. Buono lo scambio Polli-Simonetti, il tocco a cercare Sciawinga. L'anticipo di Cox, riparte il Parma con questa palla nello spazio, copre bene Alborghetti, chiudendo la linea di passaggio su Cambiaghi. Durante Santi, Inter con calma, gioca per la terra, Pandini, Van der Gracht, si torna da Durante, giustamente l'Inter vuole un po' aprire le maglie molto strette di questo Parma e poi si cerca, come in questo caso, Sciawinga che fa correre Merlo. Ancora Merlo per Sciawinga, l'anticipo di Cox. Può fare malissimo Tabita in quella fascia, come in questo caso il recupero di Simonetti e poi il rinvio di Maia, trova il corpo di Sciawinga, palla in out. L'Inter gioca tanto su questa corsia, sull'asse Merlo-Sciawinga. Vediamo che inizia subito il pressing da squadra di Tavorino con Santi che ruba palla a Bardin. Qui messa giù Pandini, l'arbitro dice di no, riparte il Parma con Bardin, palla centrale, il grande anticipo di Alborghetti su Cambiaghi, raccoglie la palla Arcangeli. Il tocco è per Banosic. Anzi, ora Martinovic, Arcangeli, finta il tiro, dentro il rigore ancora. Arcangeli sul pallone, l'intervento di Sonstevold che lancia subito per Sciawinga, prolunga per Polli, allontana la difesa del Parma. Puntuale l'intervento di Sonstevold su Arcangeli, non era facile dentro l'area di rigore. Merlo, Simonetti, la palla per Santi, si torna indietro da Durante, l'Inter vuole far muovere il Parma. Parma che aspetta la manovra nerazzurra. Merlo di prima per Sciawinga, può girarsi Tabita, Simonetti, ora Sciawinga, Miasci, lo scambio con Sciawinga, la palla centrale per Polli, messa giù, cade forse da sole Elisa, l'arbitro molto vicino fa proseguire. Santoro, palla centrale per Cambiaghi, resiste su Alborghetti, attenzione a questa azione del Parma con il tocco su Banusic, arriva l'ottima diagonale di Sonstevold. Vediamo che si sono scambiate le calciatrici del Parma là davanti, si riscambiano ora con Martinovic che va sulla corsia di sinistra, Cambiaghi che torna a destra. Qui un errore di Stephanie Van der Gracht, sono gli errori che fanno arrabbiare il Tagorino, questi qui. Serve calma, la partita è molto lunga, l'Inter ha due risultati su tre a disposizione. Cambiaghi ruba palla a Merlo, sempre molto reattiva Beatrice in questi frangenti. Santoro, palla a cercare Arcangeli, ancora Santoro, l'anticipo di Simonetti, Alborghetti, lancio lungo dove c'è Polli che spizza per Sciawinga, allontana la difesa del Parma sui piedi di Simonetti. Polli lancia a far correre Pandini, la palla per Simonetti, Sciawinga è a due addosso, si lotta in mezzo al campo, risolve Polli, porta palla Elisa nello spazio per Pandini, dentro la rigore Pandini, arriva la grande risposta da parte di Ciccioli. Occasione Inter quando siamo al 19esimo, rivediamo, fa tutto bene l'Inter, poi col destro Pandini
trova l'ottima risposta dell'estremo difensore del Parma. Batte subito l'Inter con Simonetti, il cross dentro, palla che rimane lì al Borghetti, non riesce a trovare la conclusione pulita. Pandini allontana la difesa del Parma, Inter che sta spingendo alla ricerca del gol. Buono questo movimento di Marta, si fa vedere Simonetti. Santi, lo scambio con Simonetti, ancora Santi, il cambio gioco, mette giù Miyashi, ha provato il tocco su Shawinga, può ripartire il Parma ma sbaglia la ripartenza Banusic, c'è Sonstevold. Santi, tanto spazio per Pandini, si muove Simonetti, converge Pandini, parte il destro di Pandini, palla alta ma c'è un tocco. Allora arriva il terzo calcio d'angolo in favore dell'Inter. Si avvicina alla bandierina Simonetti, presumibilmente andrà a battuta corta, vediamo, alza il braccio, chiama schema, parte il pallone di Simonetti, è corto sul primo palo, serve il tocco di Martinovic che anticipa anche Ciccioli. Batte subito corto Pandini, Simonetti, palla centrale per Sonstevold, delle cross dentro, palla che rimane lì, non ci arriva per un soffio Miyashi, prova a ripartire il Parma con questa azione di Farrelli, palla in out. L'Inter dà l'idea di poter far molto male anche su calcio da fermo questo Parma. Serve ovviamente tenere altissima la concentrazione, tanta qualità in questo Parma, l'Inter deve stare molto attenta. Alborghetti in possesso, si fa vedere Santi, non riesce il controllo, butta via qui il pallone dell'Inter, chiama calma Rita Guarino. Maglia la battuta, si fa vedere Cambiaghi, la palla invece è lunga ancora una volta a cercare Martinovic che non controlla bene. Vuole giustamente calma Rita Guarino, l'Inter quando fraseggia lo fa e lo fa bene. Sfrutta bene gli spazi come in questo caso Merlo. Santi, la palla è per Alborghetti, si torna indietro da Durante, si stacca Van der Gracht, non accenna il pressing il Parma, allora Stefani può portare un po' palla. Subito lancio lungo a cercare la corsa di Polli, buona questa idea, si muove coi tempi giusti Elisa, palla un po' forte, raccolta da Ciccioli. Qui Capardi per un secondo Pandini, ma resiste Maia, palla a lungo linea a cercare Cambiaghi, l'intervento di Alborghetti, palla in out. Il Parma si distende tantissimo sulla corsia di destra. Santoro alla battuta, si avvicina Cambiaghi, la palla è proprio per lei, il colpo di testa di Merlo favorisce l'intervento di Pandini che mette il turbo. Simonetti, Polli, messa giù Simonetti, l'arbitro vicino sanziona con un giallo questo intervento.
Primo giallo dovrebbe essere per Bardin. Si riparte con questo pallone dentro di Alborghetti, prometto giù Shawinga, Simonetti. Resiste il Parma, riparte con questo contropiede. Attenzione, 4 contro 3, ritorna come un treno Merlo. Tiene palla però il Parma, dà una mano anche Shawinga su Banusic. Deve rimanere troppo forti, dice l'arbitro. Allora, calcio di punizione dalla tre quarti, incredula qui Tabita. Ci sta comunque il fallo. Siamo molto distanti dalla porta di Durante. Sarà sicuramente palla dentro. Parte Banusic, c'è un tiro in porta, la traversa di Banusic dalla distanza. Gran gesto tecnico di Maria Banusic. Attenzione a questa azione del Parma dentro il rigore, il tiro in porta, per fortuna è un passaggio di Arcangeli a Durante. Ma grande occasione per il Parma con il calcio di punizione di Banusic. Rivediamo, gran destro, grandissima conclusione di Banusic, che si stampa sulla traversa. Dicevamo di qualità di queste ragazze, ed ecco la prova. Pandini nello spazio per Shawinga, copre l'uscita del portiere Maia. E si riparte subito col pressing dell'Inter su Bardin. Maia, lancio lungo a cercare Martinovic, c'è Van der Gracht in copertura. Simonetti, vai al tocco. Santoro guarda il movimento di Martinovic, anche Cambiaghi si fa vedere, tiene palla però Santoro, aspetta e va ora su Martinovic, provato la finezza per Cambiaghi, allontana Alborghetti. Santoro, ora Martinovic di tacco, c'è però l'offside segnalato dall'assistente di Migliorini. È esattamente la fotocopia della partita giocata in campionato. Parma senza paura, con tanta voglia di giocare, come in questo frangente. Inter vicina alla rete, deve riuscire a essere più lucida là davanti. Anche il Parma si è fatta vedere dalle parti di Durante, con la traversa di Banusic. È sempre un'incognita la prima partita dopo lo stop invernale. Serve riuscire a già trovare le linee giuste, i movimenti giusti, anche perché ricordiamolo, sabato c'è il campionato, c'è Inter-Sampdoria, l'Inter deve tenere il ritmo delle squadre di vertice. Però ora testa questo match con il pallone di Polli per Sonstevold, palla fuori. C'è tempo, ricordiamolo, fino a qui una buona prova dell'Inter. Inter che con questo risultato
sarebbe matematicamente ai quarti. C'è però tutto un match da giocare e attenzione a questo Parma che poi da fastidio. Miyashi ruba un buon pallone, la palla è dentro per Pandini che stoppa bene e si gira, palla fuori, ha tentato la volée Marta Pandini, già la seconda occasione dopo quella di qualche minuto fa a tu per tu con Ciccioli. Rivediamo Miyashi, il cross in mezzo, controlla benissimo di coscia Pandini, ha tentato la volée. Ancora Pandini dalla parte opposta, tiene palla, sempre Marta, la perde però, può favorire la ripartenza di Cambiaghi ma si avventa sul pallone Showinga. Alborghetti, il cambio gioco in favore di Merlo, si fa vedere Simonetti, la palla è proprio per Famiglia, lo scambio con Merlo, uno contro uno su Santoro, ancora Beatrice, si ferma, il tocco dietro per Showinga, 1-2 con Simonetti, ancora Tabita, non riesce a suonare il muro Ducale. Merlo, non c'è spazio, Simonetti, Alborghetti, si alza anche Van der Gracht, Santi, tutta l'Inter nella metà campo del Parma. Sonstevold prova a far correre Pandini, buono il pallone, si impegna Marta, lo tiene in campo, si muove Sonstevold, ancora Pandini col destro, il cross in mezzo per Polli, il colpo di testa, palla che rimane lì, ancora Polli tra le braccia di Ciccioli. Marco in onda, rivediamo altra grande azione di Pandini, il colpo di testa, il doppio colpo di testa di Polli, non riesce a indirizzare in un angolo Elisa, allora si rimane sullo 0-0. L'idea è che serva a sbloccarla questa partita per poi riuscire a metterla sui binari giusti, anche se sono qui, ricordiamolo, una buona Inter. Simonetti prova a fare un po' d'ordine, Miyashi, palla centrale per Polli, si gira bene su maglia, l'arbitro dice che è tutto ok, sembrava molto larga la maglia di Elisa, lascia giocare tantissimo, sono qui Andrea Migliorini di Verona. Merlo Pessanti attaccata da Cambiaghi, si rifugia in Alborghetti, ancora Merlo, palla per Showinga, la mette giù con un braccio. Alex Monda. Sino qui l'Inter aveva dato fastidio al Parma quando è riuscito ad arrivare sul fondo con i cross dal fondo di Merlo, di Pandini, di Sonstevold per Le Torri, per Polli, per Van der Gracht. Dall'altra parte fino adesso la traversa di Banosic e poco altro. Santoro, la palla per Martinovic, prova a girarsi su Alborghetti, non si passa, anche con Showinga che dà una mano. Cambiaghi si rimane lì dopo il tocco di Merlo. Merlo molto attenta, molto propositiva anche in fase avanzata. Qui il tocco di Cambiaghi per Banosic,
Wendergracht, palla centrale per Santi, tanto spazio per Irene, si tocca troppo il pallone, recupera il Parma. Cambiaghi converge verso il centro, va col sinistro, il pallone per Arcangeli, molto tecnica Nicola Arcangeli, si allontana dall'area di rigore, ora prova ad entrarci, converge verso il centro, il cross in mezzo, il tocco di Sonsebol, Miyashi, ora Pandini ad allontanare, si muove tantissimo Nicola Arcangeli su tutto il fronte d'attacco. Partita attenta e puntuale fino adesso per Van der Gracht, per Sonsebol, Borghetti e Merlo. Ed è proprio Anja Sonsebold che si incarica di questa battuta. Si muove Pandini, si muove anche Santi. La palla invece per Polli, che si gira bene per Pandini. Il cambio gioca a cercare Shawinga, la mette giù con un tocco per Simonetti. Merlo. Ancora Flaminia. Palla centrale per Polli. Si distende bene l'Inter con questo pallone per Merlo. Si prende il fondo. Beatrice, ancora il cross in mezzo dove non arriva coi tempi giusti Polli, ma c'è Pandini per Santi, il tiro in porta di Santi, trova l'opposizione di Maia e arriva il quinto calcio d'angolo in favore dell'Inter. Inter che inizia a essere molto più presente in area di rigore avversaria. Pandini, il tocco corto per Simonetti, la palla su Sonsebold che carica il destro, palla di poco fuori, ce li ha questi colpi Anja Sonsebold, ci ha abituato a gol dalla distanza, qui rivediamo, parte il destro, palla di poco fuori. Altra occasione Inter quando siamo al 36esimo di questo primo tempo, sempre 0-0, ma l'Inter inizia a essere più costante in fase offensiva. Merlo, Simonetti, tocco dietro per Alborghetti a ripulire un po' l'azione. Van der Gracht, Santi, il timido pressing di Banosic, tiene palla Van der Gracht. Il tocco largo dove c'è tanto spazio per Sonsebol, attenzione, porta palla Anja, lo scarico per Santi, il cambio gioco un po' lungo per Merlo che si impegna, palla fuori, e su questo deve migliorare l'Inter, su questo tipo di situazione deve essere più lucida. Qui un pallone buttato su cui si avventa Polli, prova a girarsi Elisa su Cox che tiene, poi fa carambolare il pallone sulla coscia destra di Polli. Inter che comunque rimane in zona d'attacco. Santoro, la pallone a cercare Cambiaghi, c'è Merlo, Van der Gracht, Alborghetti, chiama palla Flaminia, si gira bene su Farrelli, ancora Flaminia, Alborghetti, tocco sporcato da Simonetti, favorisce il Parma con Cambiaghi, ancora Cambiaghi, caparbia in questa azione, si prende il fondo, rincorsa da Merlo, tiene palla Cambiaghi, uno contro uno su Merlo, è più veloce, attenzione Cambiaghi, il cross dietro di Cambiaghi, arriva da dietro Banusic e per fortuna non riesce l'impatto col pallone in maniera pulita. Notevole il cambio di passo di Cambiaghi su Merlo. Si riparte con Van der Gracht, la palla è per Miyashi, si torna dall'olandese, si stacca Santi. Van der Gracht va da Durante, chiama calma in fase di costruzione. Allora Alborghetti. Di nuovo il pallone per Stefani, Miyashi, il Parma aspetta, l'Inter si muove con questo pallone per Sonsebold,
arriva in zona Polli che lo cede ancora una volta a Sonstevol, tutta sola Sonstevol, la palla dietro dove c'è Santi, calcio in porta, palla alta, grande occasione per l'Inter, poteva far meglio qui Irene Santi che giustamente si dispera. Rivediamo, bellissima l'azione sull'asse Polli Sonstevol, la palla dietro intelligente per Santi che calcia quasi un rigore in movimento, non si coordina bene Irene in questo caso, palla alta. Momento felice per l'Inter col recupero di Pandini. Si prende il fondo Marta. Ha provato l'anticipo Farrelli. Ancora Marta in possesso. Tocco dietro per Simonetti. Santi. Ancora Santi. L'anticipo di Cox. Può ripartire il Parma. C'è anche l'anticipo di Van der Gracht. Possesso ancora Parma con Santoro. Palla centrale per Martinovic. Cambiaghi. Il cambio gioco a cercare Manusic, non arriva a destinazione. Riparte l'Inter con Pandini, si muove Schawinga, porta palla a Pandini, solito uno contro uno con Farrelli, si prende il fondo Pandini, arriva però il tocco di Farrelli. Buona questa posizione del Parma. Intanto siamo entrati negli ultimi minuti di gioco, sempre 0-0, diverse occasioni per l'Inter con Pandini, Polli e Sonstevold. Dall'altra parte l'occasione del Parma su una traversa dalla distanza di Banusic. Marco in onda. Punito l'intervento di Alborghetti su Cambiaghi, addirittura giallo per Alborghetti. Prima ammonita in casa nerazzurra Lisa Alborghetti. Allora attenzione a questa situazione da palla inattiva per il Parma, sempre sui piedi di Banusic che abbiamo visto che ha piede caldo. Qui ovviamente siamo molto distanti dalla porta di Durante, andrà con la scodellata in mezzo. Le indicazioni di Rita Guarino che vediamo qui in basso. Parte Banusic, la palla interessante, il colpo di testa di Cambiaghi, non riesce a indirizzare verso la porta. Ferma tutto l'arbitro per un doppio pallone in campo. Allora si riprenderà con il pallone rimesso in gioco proprio da Migliorini di Verona in favore di Durante. Alborghetti per questi ultimi istanti di gioco, sbaglia il tocco Miyashi. Qui serve far meglio in queste situazioni. L'Inter dà la sensazione di poter fare molto male a questo Parma, serve però essere più concentrate in fase di impostazione. Qui si gira bene Cambiaghi su Miyashi, c'è l'intervento di Simonetti, ma ancora caparbia Cambiaghi. Serve la testa di Alborghetti, Pandini, Simonetti nello spazio per Tabita che può partire, resiste di fisico alla carica di Maia Ferreira. Ancora Parma in possesso, buono qui il lavoro di Farrelli che manda a vuoto Simonetti, la palla larga per Arcangeli, si butta nello spazio Martinovic, ancora Arcangeli, uno contro uno, la palla è su Banusic, l'anticipo di Santi, Farrelli, il tiro in porta, il tocco smorzato da Alborghetti, c'era in zona Martinovic ma pescata in fuorigioco. Intanto è iniziato il riscaldamento alla panchina dell'Inter. Quando siamo nell'ultimo minuto di gioco, sempre 0-0.
Inter che tiene il possesso. Qui Van der Gacht allontana un pallone troppo morbido di Alborghetti. In zona Merlo resiste Santoro. Sbaglia però il tocco. Polli si muove, Shawinga, la palla per Tabita che va col sinistro. C'è il tocco di Maya Ferreira in calcio d'angolo. Sempre molto pericolosa Shawinga. Qui ottimo il corridoio trovato da Polli. Shawinga va col sinistro, tiro violento, palla smorzata da Maya. Intanto l'arbitro dice che basta così, non c'è più tempo per battere questo calcio d'angolo. Finisce 0-0 la prima frazione di gioco di Parma Inter. Una buona Inter in questa prima parte di partita, vicino alla rete con Polli, Pandini, con Sonstevold, nel finale con Shawinga. Da registrare dall'altra parte la traversa di Banusic al 24esimo. Per il momento reti inviolate. Ovviamente ci aspettiamo che l'Inter possa giocare su questi livelli anche nella ripresa. Ricordiamolo che con un pareggio l'Inter accede ai quarti di Coppa Italia. Ovviamente l'intento è quello di trovare la rete, chissà perché, riuscire a portare a casa la posta piena qui da Parma. Per noi qualche minuto di pausa, poi ritorniamo per il secondo tempo di Parma Inter. Calciata dietro, fatta bene, dai. Guarda che c'è da dire un po', dai, poi sempre le braccia e via. Fino, grave. Guardando via all'interno, avanzate subito, facciamo avanti dietro, e in uscita è un 50.
Tanti appoggi, vuoi vedere tanti appoggi? Brava Tati, ottimo. Brava Nabio. Quale? Appena la tocco, dai. Appena la tocco, devi fermarla bene la palla, sennò posso lavorare quello dopo di te, eh. Dai, sistema forte, veloce. Sistema forte, dai, vai a cercare la palla, dai. Dai, 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 guarda. Sì, sì, dai, dai, mana. Più rabbia, ti appoggi, più ancora di mana. Per la palla di te, lascia. E va più stente. Dai, sistema, sistema, sì. Buongiorno. Yeah.
Eccoci, ben ritrovati dallo stadio Tardini di Parma per l'intervallo di Parma-Inter. Non abbiamo visto particolare movimento sulla panchina dell'Inter, cioè un po' tutta la panchina che si scalda. Chissà se ci potrà essere spazio per nuovi ingressi in questa ripresa. Ricordiamola, la panchina: Piazza, Cargiuni, Marinelli, Brustia, Bonetti, Robustini, Fordos, Cesare, Christian Slottier. Non ha demeritato l'Inter nella prima frazione, diverse occasioni limpide. Serve però giustamente riuscire a essere magari un pochino più lucide e determinate sotto porta. Partita fotocopia rispetto all'ultima giocata qui al Tardini con il Parma, che addirittura era andato sul doppio vantaggio e poi c'è servita una monumentale showinga per riacciffare il risultato. Oggi Tabita si è mossa tantissimo da davanti, si sono scambiate molto lei e Marta Pandini, tenendo come riferimento Polli. E d'altra parte invece tanta qualità con Cambiaghi, Banusic, Arcangeli e Martinovic. Inter che dopo questo impegno, ricordiamolo, tornerà in campionato sabato prossimo al Breda alle 12.30 contro la Sampdoria. Appuntamento molto importante perché l'Inter vuole tenere il ritmo delle squadre di vertice. Roma prima a quota 30, Juventus a 27, Fiorentina a 25, Inter a quota 22. Serve stare attaccato al gruppo di testa, perché poi dopo la fase 1 inizierà la fase 2. Le prime 5 squadre classificate si affronteranno in andata e ritorno con turno di riposo nella pool scudetto. Stessa cosa per le altre 5 per la pool salvezza. E intanto vediamo le squadre rientrare in campo. Non dovrebbero esserci cambi come abbiamo visto in apertura. Vediamo Sonstevol, Van der Graaf, Borghetti, Durante, Merlo, Santi, Simonetti, Schawing e Polli. È entrato adesso anche Miyashi. E
Allora, ci siamo, ultimi dettagli e poi sarà la ripresa di Parma-Inter. Sul pallone Melania Martinovic, pronta in zona anche Banusic a far subito partire l'azione. E si riparte il secondo tempo di Parma-Inter con la squadra locale in possesso. Santoro, la palla dentro dove c'è la testa di Van der Gracht, che alleggerisce per Merlo, attacca Martinovic, Merlo va lungo linea su Simonetti, prolunga per Miasci, l'anticipo di Farrelli, ancora Martinovic, palla centrale su Bardin, Arcangeli, giro palla per Erum, il cross dentro, attenzione di Erum, esce coi pugni durante, rimane giù Cambiaghi, l'arbitro però ferma tutto, punisce la carica sul portiere. Rivediamo, buono il cross di Erum, esce bene Durante, punito questo intervento di Martinovic su Durante. Si riprende con Van der Gracht, il lancio lungo per Polli, spizza in favore di Pandini, non arriva coi tempi giusti la palla Marta. Simonetti, Santi, Shawinga può mettere il turbo su Santoro, ancora Tabita, il cross dentro, anzi no, si ferma, la palla tentata su Miyashi, la palla ora per Mana che non trova la porta. Inter vicina all'1-0 e vediamo, palla che arriva sui piedi di Miyashi che col sinistro trova la conclusione, non riesce però a indirizzarla nello specchio, si rimane sullo 0-0. Serve cercare magari di trovare il gol del vantaggio per l'Inter, anche perché tenere questo risultato potrebbe essere potenzialmente pericoloso con l'andare del tempo. Si distende il Parma con questa azione di Santoro, ne ha due addosso, da una mano Simonetti, palla che rimane lì, Shawinga, Alborghetti attaccata da Martinovic, ancora Shawinga, si gira bene su Santoro, palla centrale di Tabita per Polli, lo scarico dietro su Simonetti, l'anticipo di Banusic, ancora Parma, finta il tiro Banusic, gioco di gambe, ancora Banusic, la palla dietro dove c'è Merlo, si avventa sopra un Arcangeli, attenzione, serve ancora un nuovo intervento di Merlo in calcio d'angolo. Che andrà a battere Banusic, si avvicina anche Cambiaghi. Andrà Banusic con il destro, alza il braccio, chiama schema, la palla dentro di Banusic, il colpo di testa da parte di Maia, serve un grande intervento di Durante. Rivediamo, colpo di reni di Francesca Durante, e alza sopra la traversa questo colpo di testa di Maia. Ancora Banusic dalla mandirina, allontana Santi, sbaglia il tocco Cambiaghi, può partire Shawinga, tiene palla Tabita nello spazio per Simonetti, chiude bene il Parma, Farrelli, Banusic, il cross dentro di Banusic, un tiro in porta, lascia uscire Durante, la palla sembrava abbastanza distante dalla porta.
Preciso rinvio di Durante. Merlo fa correre Shawinga, che mette il turbo. Tabita, attaccata da Santoro, si ferma, chiama ancora in causa Merlo. Uno contro uno su Bardin, si butta nello spazio Merlo, c'è l'intervento di Santoro, tiene palla Beatrice, lo scarico dietro per Shawinga, aspetta Tabita, converge verso il centro, ancora Tabita, si incunea in mezzo a tre, scivola, cede palla a Merlo, ancora Shawinga, la cross dietro per Polli che tira in porta, palla alta sopra la traversa. Vediamo Shawinga, la mette in mezzo, si mette sul pallone Polli che si gira di prima intenzione, palla alta sopra la traversa. Sonstevol, la palla è per Pandini, trattenuta da Erum, qui potrebbe starci anche un cartellino, l'arbitro dice di no, opta solo per il richiamo verbale. E allora punizione dalla tre quarti per l'Inter, vanno sfruttate queste occasioni, l'Inter a centimetri là davanti, dentro Alborghetti, Polli, Santi, Van der Gracht. Ciccioli vuole barriera 3. Sul pallone Simonetti che andrà col destro, guarda il posizionamento delle compagne, parte Simonetti, la palla dentro, allontana la difesa del Parma, raccoglie Miyashi, attaccata da Bardin, si gira bene Mana, ancora Bardin che la costringe in fallo laterale, Inter che rimane in zona d'attacco. Sonstevold, si muove Santi, Sonstevold lascia l'incarico a Merlo e torna in posizione Simonetti. Merlo, palla centrale per Miyashi, non riesce il controllo alla giapponese. Cox scambia con Maia, il rinvio di Maia, sbaglia il lancio, c'è Pandini, ben attenzionata da Cox che la trattiene, l'arbitro molto vicino, lascia correre Merlo, sbaglia il tocco su Santi, recupera Banusic, Cambiaghi alza la testa, va per vie centrali Cambiaghi, attenzione, contropiede del Parma, si muove Banusic, tiene palla Cambiaghi, ora Arcangeli, c'è l'intervento di Sonstevold e poi fa carambolare il pallone sul piede di sinistro di Cambiaghi. Attenzione alle ripartenze del Parma. Marco in onda. Si riparte con Van der Gracht, sempre 0-0 in questo secondo tempo. Sonstevold scambia con l'olandese, si fa vedere Simonetti, palle per Miyashi, si muove Polli, Shawinga, ora Polli, non felicissimo il controllo, lotta però Polli, palla che rimane lì, allontana la difesa del Parma, raccoglie Simonetti, attaccata da Arcangeli in maniera regolare secondo l'arbitro. Bardin fa correre Santoro, tanto spazio per il Parma, attenzione a questa nuova ripartenza per i Ducali, nello spazio per Cambiaghi, l'intervento sul pallone di Durante, palla piena, esce qui i tempi giusti Francesca Durante. Rivediamo, pulito l'intervento di Durante, ma l'Inter deve stare attenta alle ripartenze di questo Parma. È già la seconda volta in pochi minuti che il Parma riparte con tanto spazio. Ci prova l'Inter con Pandini. Porta palla Marta. Il tocco per Shawinga.
Converge Tabita, palla centrale per Polli, lo scarico su Simonetti, palla alta sopra la traversa. Bella questa azione dell'Inter. Sull'asse Sciaguinga Polli, il tocco fuori per Simonetti che tiene il corpo all'indietro, palla che parte molto alta. Martinovic tiene il pallone su Van der Gracht, anche lei si muove tantissimo sul fronte d'attacco. Gran break di Sonstevol che fa ripartire l'azione. Miyashi, Simonetti, c'è spazio per Pandini, la palla è per Sciaguinga, poteva optare per l'opzione Pandini, Simonetti, ma attenzione a questo Parma che riparte. Banusic tenta il tiro in porta, per fortuna c'era tutta sola Cambiaghi. Riparte molto velocemente il Parma quando recupera palla. Si riparte con Van der Gracht al Borghetti. Poco movimento, allora si torna dall'olandese. Si stacca Miyashi, cerca di creare un po' di spazio in mezzo al campo, subito lancio lungo dove non c'è nessuno, c'è il colpo di testa di Maia che favorisce Polli, ancora Maia, si lotta in mezzo al campo, sbroglia la situazione così Santoro. Un po' di confusione in questa fase, intanto cambi per il Parma, esce Cambiaghi ed entra Arrigoni. Forze fresche per Domenico Panico. Intanto si gioca Sonstevol, palla dentro, pescata però in fuorigioco Agna, partita con qualche secondo d'anticipo. Non cambia il sistema di gioco di Panico, giocatrice offensiva Arrigoni. Arcangeli, la palla per Martinovic con le maniere forti Van der Gracht. È cliente scomodo Martinovic, si muove tanto, baricentro basso, buon fisico. Marco pronto, Marco in onda. E allora seguiamo questo calcio di punizione dalla tre quarti per Banusic. Alta la linea dell'Inter, parte il pallone di Banusic dentro, il colpo di testa di Alborghetti, accoglie Martinovic, Banusic, Arcangeli elude il pressing di Polli, va giù Banusic un po' troppo facilmente, dice l'arbitro. L'Inter che prosegue, butta via il pallone Sonstevol, lo butta via anche il Parma. Allora Simonetti, palla larga a cercare la corsa di Sciaguinga, l'anticipo di Maia. Sciaguinga, palla centrale per Polli, nello spazio intelligente per Simonetti, può metterla in mezzo Flaminia al cross dove c'è solo Farrelli. Ha accompagnato poco l'Inter in questo frangente. Riparte il Parma con un tocco errato, legge tutto benissimo Van der Gracht, nello spazio per Sciaguinga, attenzione, si stacca Polli, Sciaguinga prova a servirla, un po' leggera questa palla di Sciaguinga per Polli, capisce tutto Cox. Riparte il Parma con Farrelli. Parma che rallenta
l'azione e riparte da Ciccioli. Erum in pressing, Miyashi. Erum va da Arcangeli, messa giù. Batte subito il Parma, Erum, Arcangeli, Banusic, l'aspetta Miyashi, il cross di Banusic, palla che rimane lì, ferma tutto l'arbitro per un fuorigioco, ma con troppa facilità è andata al cross Banusic. Rivediamo, l'aspetta Miyashi, Banusic la mette in mezzo, tenta il colpo di tacco Martinovic, poi si alza la bandierina. Intanto cambi per l'Inter, vediamo, esce Elisa Polli ed entra Tatiana Bonetti ed esce anche Mana Miyashi, al suo posto Erietta Cisar. Quindi Bonetti verrà sulla corsia di destra, come vediamo in questo momento. Presumibilmente sarà Shawinga, sì, ad andare a fare riferimento offensivo. Rimane sulla corsia di sinistra Pandini. E questo per dare un po' più di, magari, imprevedibilità là davanti, con elementi molto tecnici, molto veloci. Primo pallone toccato per Cesare, ora Borghetti. Van der Gracht. Il Parma aspetta nella propria metà campo. Qui sbaglia il tocco al Borghetti, capisce tutto. Arrigoni riparte su Cesare, poi sbaglia il controllo. Van der Gracht si muove, Simonetti, Van der Gracht la vede e la trova bene. Santi porta palla Irene, palla larga su Bonetti, lascia scorrere per Sonstevold, il cross di prima intenzione che finisce sui piedi di Santi, che prova la volée, palla alta sopra la traversa. Rivediamo, controllo il tiro al volo. Qui il pallone per Martinovic, ha tentato la finezza a servire Bardi, capisce tutto però la difesa nerazzurra con Alborghetti. Merlo, Cisar, Parma, vediamo che aspetta e poi cerca di far male in contropiede. Inter mantiene in possesso. Bonetti, Simonetti, Pandini, molto bassa Bonetti a prendere palla, palla centrale per Shawinga, si gira Shawinga dentro la rigore, ancora Tabita, messa giù, c'è un calcio di rigore in favore dell'Inter, grande movimento di Shawinga. Si guadagna questo calcio di rigore, rivediamo. Cox non può nulla con la velocità del movimento di Shawinga. E allora calcio di rigore quando siamo al 64esimo, occasione per l'Inter sul pallone Tatiana Bonetti. Tutto pronto. Bonetti contro Ciccioli. Parte Bonetti con il sinistro. Il tiro in porta. Arriva la rete.
sotto l'incrocio di Tatiana Bonetti per l'1-0 dell'Inter quando siamo al 64esimo. L'Inter trova il meritato vantaggio. Rivediamo. Esecuzione impeccabile di Bonetti, proprio sotto l'incrocio. E nel mentre cambi ancora per Panico. Esce Maia ed entra Williams. E vediamo pronta anche Vaituka Itite al posto di Arcangeli. E ora il Parma deve inevitabilmente cambiare qualcosa del proprio approccio alla gara. Parma che deve spingere per provare a rimettere in piedi la gara. Ricordiamo che all'Inter basta il pareggio, al Parma serve assolutamente una vittoria. Inter per ora meritatamente in vantaggio con la rete su rigore di Bonetti. Attacca Showinga Irum. Martinovic, la palla è per Arrigoni. Porta palla Arrigoni, detta il passaggio Martinovic. Buona la copertura di Cesare, perfeziona Merlo e si guadagna anche rimessa dal fondo. E ora l'Inter può andare con calma. Ancora parecchio, siamo al 67esimo quasi. Allora, ora può gestire la squadra di Rita Guarino e tentare di far male in fase di rimessa. Van der Gracht, il lancio lungo a cercare la corsa di Showinga, si impegna Tabita, palla fuori. È sicuramente servito il cambio tattico e non solo per l'attacco interista con l'ingresso di Bonetti che è andata sulla corsia di destra favorendo Showinga in zona centrale, proprio sull'asse Bonetti-Showinga che è nata l'occasione che ha portato al calcio di rigore ben trasformato da Bonetti. Banusic, l'anticipo di Van der Gracht di testa. Santoro, Arrigoni, porta palla Arrigoni, ha provato a pescare Martinovic nello spazio, nulla da fare, si riparte con Durante. Sonstevold, Bonetti, Pandini, Cissar, Santi nel corridoio per Bonetti, c'è l'anticipo di Erum. Qui la palla lungo linea intelligente per Santoro, il cross dentro, serve il colpo di testa di Alborghetti e attenzione perché il Parma adesso ci prova. Sul pallone come al solito Banusic, si alzano Cox, Williams, vediamo entrare in area di rigore anche Erum. Inter col classico castello difensivo a difesa dalla propria area piccola, parte Banusic, la palla dentro, spizza Van der Gracht quanto serve per andare e far andare fuori tempo Cox, raccoglie Bonetti addosso Williams, si fa aiutare da Van der Gracht. Cesar
Bonetti con calma, ora l'Inter gestisce il possesso. Santi, Alborghetti, pallone per Simonetti, si gira e allarga per Sonstevold, si muove Schauinga, si muove anche Bonetti, Sonstevold va da Simonetti, Cissar. Inter tiene il possesso palla e fa uscire, qui sbaglia il tocco Van der Graat, attenzione, campo aperto per Banusic, la rincorre Alborghetti, ancora Banusic che tiene palla, il tiro in porta, respinta da Alborghetti, ancora Banusic, il tocco sul pallone provvidenziale di Simonetti, ma attenzione, l'Inter era scopertissima. Non deve peccare i leziosismi l'Inter, soprattutto in quella zona di campo. Merlo fa correre Pandini. Siamo entrati negli ultimi 20 minuti più recupero. Sempre 1-0 per l'Inter. Qui lotta Schauinga, ma la meglio Cox. Riparte il Parma con Santoro. Direttamente al lancio lungo per Martinovic. Di testa al Borghetti. Bonetti, Simonetti, Santi. In gestione Merlo, palla centrale sbagliata per Bonetti, ritorna però in possesso di Merlo. Schauinga sulla corsia di sinistra, uno contro uno con Arrigoni, non si fida, fa girare Tabita. Allora si torna indietro dalla parte opposta con questo giro palla, Van der Graat, Sonstevold, palla centrale dove c'è tanto spazio per Bonetti. Pandini, lo scambio con Simonetti, ancora Pandini, l'anticipo di Williams in zona Santi. Schauinga, uno contro uno su Santoro, palla centrale, Pandini dentro al rigore, il tocco per Simonetti che ha provato il controllo a seguire. Palla che arriva in zona Ciccioli, che va subito al rinvio dove c'è ben posizionata Alborghetti. Schauinga, Merlo, Durante nello spazio dove c'è Sonstevold, Cissar. Ora l'Inter vuol far correre il Parma e tenerlo ben distante dalla porta di Durante. Pandini, Santi per Merlo, Schauinga, un po' di spazio, uno contro uno su Santoro, ancora Schauinga, tiene palla, prova a prendersi il fondo e si guadagna rimessa dal fondo il Parma. Ha corso tantissimo Tabita in questa partita e si è guadagnata anche il calcio di rigore trasformato da Bonetti. Buona la prova di Schauinga. Non è mai semplice ritornare in campo dopo la sosta. Ovviamente la condizione non può essere brillantissima, ma l'Inter ha già fatto vedere cose ottime. Ma c'è ancora tanto da giocare. Banusic non passa sul muro Santi. Cissar. Sonstevold, Bonetti, Santi. Cambio gioco per Merlo, attaccata, perde palla Beatrice, attenzione a questo invito per Martinovic, serve un grandissimo intervento di Van der Graat che favorisce Schauinga. Sbaglia un altro tocco l'Inter, troppi errori sotto questo aspetto, errori tecnici in fase di ripartenza, deve essere più lucida la squadra del diritto a Guarino. Williams in possesso, perde palla, la guadagna Bonetti, perde palla anche Bonetti, fase un po' confusa del match. Bardin, Santoro,
Ancora Santoro prova il sinistro, è un passaggio a Durante in tranquillità, blocca la sfera, rivediamo col sinistro, palla molto lenta. Qui con eleganza Van der Gracht manda a vuoto le avversarie al Borghetti. Durante, giro palla Inter su Sonstevold. Cisar. Tocco su Sonstevold Santi, ora con calma l'Inter. Pandini, la palla larga per Merlo, messa giù, ma l'arbitro ravvede l'intervento falloso di Merlo nel tentativo di farsi spazio. Allora si riparte con questa rimessa di Sonstevold, l'Inter ovviamente con calma adesso, forte del vantaggio. Si è visto poco il Parma in questa ripresa, l'Inter ha trovato con merito la rete di Bonetti sul calcio di rigore. E intanto vediamo un po' di movimento sulla panchina dell'Inter. Ma nel mentre si gioca Sonstevold per Simonetti, l'anticipo di Williams fa ripartire Martinovic, c'è al Borghetti, il lancio lungo su Chawinga, recupera la difesa del Parma con Bardin, allarga per Santoro, poi tu Caetite allarga per Arrigoni, uno contro uno su Merlo, tiene palla ma tiene anche Merlo che costringe al calcio d'angolo Arrigoni. Si avvicina Banzic,
dentro l'area di rigore Cox, Williams, Erum. Bella Marco. Si alza anche Farrelli, Bano dice attacco il destro. Parte Bano dice la palla è bassa, palla che rimane lì di testa. Martinovic per fortuna non riesce a inquadrare la porta. Sul rimpallo Marco in onda. Trova la testa Martinovic, ma per fortuna non riesce a indirizzare verso la porta. Intanto cambi per l'Inter, vediamo Pronte, Brustia che entra al posto di Pandini. E entra anche Butia Cargini al posto di Simonetti. Per questi ultimi 10 minuti di gioco più recupero, vediamo che Gutià si piazza in mezzo al campo. Con Cizar sempre mezzo destra e Santi mezzo sinistra. Potrebbe essere un 4-2-3-1 in questi ultimi 10 minuti con Cargiuni sulla linea di Brustia e Shawinga, o Brustia Bonetti. Vediamo, intanto però attacca il Parma e ha questa opportunità su calcio di punizione. Banzic col destro. Parte il destro di Banusic dentro l'area alla lontanata da Sonstevold. Il tiro in porta di Arrigoni, ancora Sonstevold per Shawinga che vince il rimpallo. Cargioni si muove bene, Brustia nello spazio, tiene palla Gutià e poi serve la scivolata di Arrigoni. Erum, palla lungolina per far correre Arrigoni, dove non c'è nessuno, c'è Sonstevold. Alborghetti, Cargioni è entrata anche per farsi dare e tenere il pallone. Shawinga, Bonetti, pestone su Tabita, mette giustamente in out Cisar. Sofferente Tabita in questo contrasto, dovrebbe essere con Cox. Si rialza Shawinga, un po' sofferente, ma dovrebbe essere in condizione di riprendere la gara ora che mancano pochi minuti. Inter vicina a staccare il pass per i quarti, manca ancora comunque tanto. Sappiamo che gli ultimi minuti sono quelli che passano sempre più lentamente, però l'Inter è forte del vantaggio di avere due risultati utili a disposizione, e per ora questa sfida dice e premia con merito l'Inter, con un risultato che poteva essere sicuramente più rotondo. Poi tu che dite, palla centrale per Banusic, capisce tutto Van der Glacht, Merlo si ferma, torna indietro, non vuole buttarla via, e allora chiama in causa Alborghetti. Il cambio gioco per Sonstevold, preciso e puntuale. Cisar, attaccata da Williams, tiene palla l'Inter con Santi. Van der Glacht, lasciano sempre giocare le centrali nerazzurre, poi alzano il pressing
su primo scarico, qui in questo caso su Brustia. Cisar. Bonetti. Tanto spazio per Sonstevold, si muove in mezzo Schawinga, tiene palla Sonstevold. Ora il servizio per Bonetti, gioco di gambe su Williams che resiste due volte, ma c'è Cisar. Tocco morbido a cercare Karjuni, allontana Cox. Si impegna Williams a tenere pone in campo, poi generosa Bonetti. Siamo entrati negli ultimi 5 minuti di gioco. Sempre 1-0 Inter. Inter che ha offerto una buonissima prova, rischiato poco e nulla. È sempre un'incognita, lo abbiamo ripetuto più volte. È sempre un'incognita la prima partita dopo la sosta oggi. Un Inter sul pezzo, passa anche da momenti di questo tipo, il processo di crescita di queste ragazze che è sotto gli occhi di tutti. In questa stagione sta viaggiando a grandi ritmi, ben presente nel treno di vertice e ora vicina ai quarti di Coppa Italia, che è competizione a cui l'Inter tiene. Tiene molto, poi ovviamente sarà interessante vedere quelli che saranno gli incroci. Ora però c'è da portarsi a casa questa partita, perché il Parma non demorde. Erum, anzi è Farrelli, sbaglia il tocco, libera Sonstevold per Schawinga, l'anticipo di Erum. Ha sbagliato tanto anche il Parma in fase di ripartenza. Ci sta anche un po' di stanchezza e poca lucidità a questo punto del match. Sonstevold attaccata da Williams, tutto regolare per l'arbitro, tanto spazio per Martinovic, attenzione, uno contro uno su Van der Glacht, dentro la rigore ancora Martinovic e poi viene fermata per offside. Si muove bene la linea difensiva dell'Inter. Qui gioca bene l'Inter, ottimo questo disimpegno. Lungo linea di Sonstevold per Schawinga, che lascia sul posto Erum, entra dentro l'area Tabita, scarico per Karjuni, ancora Gutia col sinistro, palla fuori. Qui si poteva far meglio, ma buona questa azione dell'Inter. Poteva anche andare da sola Schawinga, ha optato per il passaggio su Karjuni, che col sinistro non è riuscito a trovare la porta. Ultimi 2 minuti di gioco, siamo all'88esimo, 1-0 Inter. Decide il rigore di Bonetti. Ci aspettavamo una reazione diversa del Parma al gol subito. Ha tenuto lo stesso atteggiamento visto tutta la partita, atteggiamento abbottonato per poi ripartire. Inter che ha interpretato molto molto bene questo avversario. Bardin, Williams. Inter che costringe indietro il Parma, serve il lancio lungo dove c'è l'anticipo della Borghetti, di testa Brustia, sbaglia il tocco, favorisce Santoro. La palla è larga per le centrali su Banosic, che finta il tiro in porta ora, arriva il pareggio di Banosic a un minuto dalla fine e adesso diventa un'altra partita.
Ne manda vuoto due con questa finta Banusic, poi trova l'angolino lontano. Tutto nasce da un colpo di testa sbagliato in mezzo al campo di Brustia. E adesso sarà interessante capire l'entità del recupero. C'è da soffrire. Arrigoni ruba palla a Merlo. Dentro al rigore ancora Arrigoni. Recupera come un treno Merlo. E l'Inter deve crescere in queste situazioni. Partita in cassaforte per 88 minuti. Intanto arriva la segnalazione del recupero. Sono 3 minuti di recupero. Van der Gracht per Santi, ora è importante tenere distante la palla dalla porta di Durante e mantenere magari il possesso. Sonstevold, Santi, si fa vedere Karjuni, ancora Sonstevold, detta il passaggio Shawinga, palla che finisce in zona Ciccioli, si allarga subito Santoro, servita, distacca Brustia, tiene palla Santoro. Torna indietro, dà una mano anche Showinga. Williams sbaglia il tocco, ma c'è Banusic in zona. Qui punito l'intervento di Santi con un giallo addirittura. Punita questa azione di Santi, rivediamo. Sì, ci sta il giallo a Irene. Bozzi in onda. Intanto passano secondi preziosi. Però si è giocato poco in questo recupero. Presumibilmente il signor Migliorini aumenterà l'entità. Erum la butta in mezzo. Il colpo di testa centrale dove non c'è nessuno. Può raccoglierla con calma Durante. Sonstevold alza la testa, Agna, subito il lancio lungo per la corsa di Shawinga, troppo forte questo pallone, recupera subito il Parma. Williams, generosa la corsa di Bonetti. Vai tu Caetite, palla per Martinovic, il tocco in out di Cissar. Williams lungo linea in zona Martinovic, che non controlla bene, si arrabbia con la compagna. Van der Gracht va al rinvio, sbaglia il tocco, arriva sui piedi di Vaitu Kaitite. Banusic salta Sonstevold, ancora Banusic, il cross dentro pericoloso, palla che rimane lì e serve un grande intervento di Durante su Martinovic. Occasione grandissima per il Parma. E l'arbitro dice che basta così. Rivediamo. Qui fortunata Banusic nel rimpallo. Il cross dentro. Trova la girata al volo di Martinovic. Grande risposta di Durante che salva il risultato e salva la qualificazione ai quarti di Coppa Italia. Finisce 1-1 a Parma il match tra Parma e Inter. In vantaggio l'Inter con il rigore di Bonetti al 65esimo e poi nel finale la rete di Banusic che dà vita a un finale all'arrembaggio per il Parma. Inter che comunque tiene e trova con merito comunque, nonostante gli ultimi minuti, questo accesso ai quarti, perché è stata una buona Inter. Ora l'appuntamento sarà tra una settimana, sabato, in campionato per la 13ª giornata di Serie A, Inter-Sampdoria. L'Inter
vuole tenere il ritmo delle squadre di vertice e per farlo dovrà avere la meglio sulla squadra di Cincotta. Qui rivediamo qualche azione della partita, i due gol, il gol di Bonetti e di Banosic, che hanno dato forma al tabellino. Dallo stadio Ennio Tardini di Parma e da Umberto Cabella è tutto, io vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia, buon proseguimento con i nostri programmi.